per il secondo anno a Radio Italia Live. Sì, il secondo anno, siamo contenti di esserci, salutiamo Tiraboschi e sì, sarà un... che non ci voleva, ma ci voleva. Si ribecca lo stesso. Senza discerti da Radio Italia, diciamo. Sì, sì, cioè lui, anzi, lui ha tentato in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote. Voleva Mammucari. Poi voleva Mammucari, che gli piace di più Mammucari, ma non si capisce perché. Si dice che la comicità e la musica, cioè la discografia non ama, non ami la comicità applicata alla musica, è un'eccezione la vostra o... Ma no, secondo me ci sono... In una serata come quella l'importante è capire i propri ruoli. È chiaro che noi non potremmo presentare una serata come quella del primo giugno prendendo in giro i cantanti, perché è la loro festa, per cui noi dobbiamo adeguarci e ridere con loro e non di loro. Non ti stiamo ascoltando. Venditti, mi dispiace per la sua assenza. E beh, ci manca un ricordo, un grande cantante. Ah, quelle sue signore, sì, che ha fatto piovere l'anno scorso. No, non ha fatto. Ci spiace. Ma è anche questa un'occasione per rivedervi su Italia 1. Sì, è un'occasione, sì, per rivedervi su Italia 1. C'eravamo settimana scorsa a Tiki Taka, se non sbaglio. Per cui insomma, ogni tanto ci siamo. Qual è il cantante che più che non vedete l'ora di presentare? Io per motivi cronologici Bennato. Ma sì, Bennato e Baglioni ovviamente per ragioni d'età, sì, se sentiamo forse più vicini. Quindi... Dicevate che Emma canterà in inglese. Emma canta in italiano, speriamo. Canta in pugliese, canta la pizzica direttamente. No, è pugliese. Ma a gennaio vi aspetta Giasto 2? Speriamo. Circola sta voce, ora vediamo. Diciamolo troppo presto. È una speranza o è un timore? È una speranza. È una speranza per noi, è un timore forse per i telespettatori, ma vedranno dei grandi, credo, dei grandi cambiamenti. Insomma, c'è la voglia, il desiderio di riniziare, quindi anche di cambiare. Cos'è la prima cosa che cambiereste? Io Paolo, non nella mia vita proprio, però purtroppo... Ma forse anche io Luca, se... tra Just 2 e Striscia la notizia cosa sceglieresti? Just 2. Striscia la notizia già di altri. Cioè, però... Perché la presenza femminile ultimamente siete solo sempre Luca e Paolo? Perché finalmente, insomma, fatevi delle domande, noi è tanti anni che... La donna si sa qual è. Nascondiamo questa cosa. Noi la teniamo nascosta. Neanche troppo nascosta, perché si vede benissimo. Sì. No, beh, ci saranno delle donne tra di noi, speriamo. Che cosa che vi piacerebbe fare al di là di quello che è in programma, insomma? Ancora delle cose? Io non so. Del teatro, magari del teatro. Ma no, dobbiamo andare in vacanza. Vedi, del teatro, andare in vacanza. Siete diversi, insomma. Vabbè, ringrazio. Ciao.